La gente alla fine era in piedi che applaudiva, cioè quella musica, la musica quando ha una forte matrice popolare o comunque un grande cuore dentro non ha confini. Si dormi e sogni, diavolo santo, che non te possi più risvegliare, ma si stai sveglia. Corre, parma la pompa, bravi, bravo, brava! La nota di Gian Maurizio Foderaro. Meraviglioso! L'attualità per Tosca è tanto teatro, musical e teatro canzone. Ad esempio ricordo nel 2005 con Massimo Venturiello, un punto di riferimento importante, uno spettacolo che si chiamava Romana, in cui ha dovuto dare vita ad un personaggio anche importante, ma l'ha fatto con estrema semplicità e con la sua bravura. Il teatro canzone e il teatro in genere è la casa di Tosca, nella quale ha potuto mostrare tutte le sue capacità, una grande voce e una grande forza espressiva. L'attualità è fatta di tanti spettacoli insieme ad altri, ma con lei e il suo grande amore per la musica e per l'arte. Una voce recitante come la sua trova nel musical la sua cifra più intensa. Tosca si misura anche con la prosa, insieme ad attrici del calibro di Maddalena Crippa. Con Nicola Piovani nel Semo o non Semo, un filo di canzoni esaltate dalla sua vocalità garbata. Nella versione teatrale della Strada di Fellini è una dolce gelsomina. In Gastone strizza l'occhio allo scanzonato genio di Petrolini. Zoom è un omaggio alla magia del cinema. Canzoni, proiezioni, frammenti di copioni, fili emozionali annodati da Massimo Venturiello, compagno d'arte e di vita. Voglio dirlo a tutti e cantare a squarciagola perché giorno più bello non c'è, gli amici che lasci in città. Il primo musical è stato Sette Spose per Sette Fratelli con Saverio Marconi. Ha scommesso Saverio su di me perché Sette Spose per Sette Fratelli era interpretato da un'attrice cantante bionda, eterea, e io invece sono abbastanza terrena, sanguigna, e quindi quando me l'ha proposto ho detto ma forse non mi conosci molto bene, invece disse no, io voglio proprio fare questo perché in Italia per dare senso a questo spettacolo bisogna avere una donna forte. I bambini erano impazziti per questo mondo di favola. E poi l'incontro con Massimo Venturiello e quindi la creazione di questa compagnia e quindi i nostri spettacoli, Gastone, La Strada, Il Borghese Gentiluomo che stiamo facendo in questo momento, la sua regia per i miei spettacoli di teatro canzone come Romana, Zoom, Musicanti che abbiamo fatto insieme, quindi il fiorire del nostro appunto essere artigiani di questo mestiere. Gastone. Che sedeva accanto a me sul tramvai. Io sono nell'arte un entusiasta di natura e come tale una curiosa, e quindi in tanti mi dicono ma che vuoi fare da grande? Io faccio quello che mi piace sperando di farlo bene, l'importante è il rispetto per il pubblico. Non mi piace l'atteggiamento ministeriale di questo mestiere classico italiano, perché forse siamo la patria dei ministeri e quindi voler incanalare, cioè se uno canta deve cantare, se uno recita deve recitare, se uno balla deve ballare. Qui, perché all'estero non è così.
un artista basta che è mosso da qualcosa, da un fuoco, da qualcosa che, da un'esigenza. L'esigenza è fondamentale, può spaziare e quindi continua a fare gli spettacoli con la nostra compagnia, con Massimo Venturiello, gli spettacoli di teatro canzone legati sempre ad un filo che in quel momento mi appassiona. In questo momento era da tempo che volevo fare uno spettacolo sulla musica del cinema, lo sto facendo, si intitola Zoom, spartito cinematografico, e è iniziato ora, quindi di solito gli spettacoli di teatro canzone durano, si chiamano di repertorio, possono andare avanti anche 10 anni fino a che ce la fai a farlo. Ho scoperto il canto per tutta la vita. A salute un par di scarpe nuove, giri tutto il mondo. Notte, una scatola magica musicale, un jukebox sentimentale di ricordi, emozioni, passioni che suona per voi. Vi aspettiamo la prossima settimana. Buonanotte. Sono io, non mi attaccare, lasciami parlare. Tutto in un minuto non si può spiegare. Sì, lo so che è stato solo un malinteso. Io ti chiedo scusa, ero assai nervoso ed anche un po' agitato. Ho visto che ti ha salutato, lo so che non mi sono controllato, ed è per questo che io l'ho aggredito e me ne sono andato come un animale che non sa parlare, proprio come un cane, so solo abbaiare. Non mi vuoi sentire, già mi vuoi lasciare, sappi almeno che quello che ho fatto è stato solo per amore, non volevo farti vergognare. Lo so che non mi sono controllato, ed è per questo che io l'ho aggredito e me ne sono andato come un animale che non sa parlare, proprio come un cane, so solo abbaiare. Non mi vuoi sentire, già mi vuoi lasciare, sappi almeno che quello che ho fatto è stato solo per amore, non volevo farti vergognare, la gelosia.